Salve a tutti, sempre nel periodo in cui avete capito quale, adesso sto registrando ed è aprile, ma avevo già cominciato a fine marzo, avevo messo in piedi un progetto simile a quello di Moby Dick, forse fatto con più sveltezza, e questo qui si nota, ovvero sia Lo strano caso del dottor Rutger di Mr. Hyde. Questo fumetto uscito nei numeri 370 e 371 di Topolino, è la parodia dello strano caso del dottor Jekyll di Mr. Hyde. Così come è successo per il Dracula di Bram Stoker, gli autori riescono a fare una parodia divertente, ma allo stesso tempo molto spaventosa, perché prendono quegli effetti, quelle cose che Stevenson aveva fatto nella sua opera, nel fare animare come Gulp fumetti in TV, ho cercato di mantenere gli stessi toni, perché quell'altro era il Moby Dick, era il più drammatico, avventura se vogliamo metterlo, qui invece ha i toni horror, e perciò in un periodo in cui la paura pervade, per via di sapete benissimo quali cose stanno accadendo, fare un fumetto animato, tra virgolette, horror, non mi sembrava il caso, però vedendo come avevano voluto agire gli autori dello strano caso, ho pensato che era una buona idea. Perciò ci sono alcune cose scritte all'epoca, che erano state scritte nel 2014, che non hanno nulla a che fare con il coronavirus, avete capito benissimo. Come al solito io vi chiedo scusa se alcune battute sono state fatte in modo molto frettoloso, ma è perché le devo fare qui in casa e non potevo farle più di tanto. La voce di Hyde è anche una voce molto fastidiosa. Se vi farò il backstage lo capirete, e perciò molte di delle sue battute erano buone alla prima. Cercando di intrattenervi, io vi auguro buona visione per questo progetto.